ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. A maggio verranno indette le gare, poi entro fine giugno cominceranno i lavori che dovrebbero concludersi tra novembre e dicembre 2023. La rigenerazione urbana riguarda Piazza Sacro Cuore e Corso Umberto I a Pescara, ma è prevista anche la riqualificazione di Borgo Marino Nord. Ad annunciare tali interventi il vice sindaco e assessore al verde Gianni Santilli, l'assessore ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia e il sindaco Carlo Masci. Oltre 2 milioni di euro l'importo previsto per i primi due interventi, più di 4 milioni quello relativo al waterfront fluviale, dove aprirà anche il museo marino. I finanziamenti arrivano dal piano di ripresa e resilienza. Un intervento di 6 milioni 273 mila euro, importantissimo per la nostra città, riguarda due zone fondamentali, quelle di Piazza Sacro Cuore e Corso Umberto e la Madonnina, dove andremo a modificare totalmente l'attuale sistema sia del verde che degli spazi pubblici, che riguarderà comunque la lotta al cambiamento climatico. I fondi sono fondi PNRR, interveniamo sia sulla piantumazione che sugli spazi pubblici, modificando totalmente il concetto di piazza che c'è stato fino ad oggi. Cambieremo molto anche il materiale che c'è nella pavimentazione, una trasformazione complessiva delle due zone per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e anche per rendere più bella la nostra città.